non il nostro scopritore di talenti, è certamente un talento lui stesso, vista l'originalissima regia, no? Che ci ha dato del sogno, e d'altro canto è soltanto una delle tante regie e produzioni alle quali ci ha abituato nel tempo, che si sono avvicendate sul palco del Loto e non solo, anche su vari palchi, insomma, d'Italia, penso a Tamburi di Guerra, penso a Loto da Fede il Camminante, no? Dove Diego Florio interpreta grandemente un Arturo Giovannitti Molisano. Qual è la situazione del Loto allo stato attuale? So che stai facendo circolare una petizione tra i tuoi sostenitori, in cosa consiste? Allora voglio raccontare una storiella che all'inizio può sembrare una barzelletta, però forse barzelletta non è. Cioè ci sono, ieri mi arriva un annuncio, c'è un produttore catanese, un attore romano e un regista veneto, detta così sembra una barzelletta, che fanno insieme? Creano il Teatro Molisano. È un paradosso, sì, è un paradosso, ma non è, purtroppo non è un paradosso. Adesso lo spiego a me. Nel senso che mi è arrivato questo annuncio in cui al Teatro Savoia il 26 di prossimo di gennaio si richiedono attori professionisti molisani affinché un produttore catanese, un attore romano, l'attuale direttore artistico del Teatro Savoia, e un produttore catanese che ha una compagnia che si chiama Molise Spettacoli, un attore romano che dirige il Teatro Savoia e un regista veneto vengono a fare una produzione che diventa molisana, produzione dove si richiedono gli attori molisani per creare forse questo ipotetico teatro stabile su cui io lavoro ormai quasi da 20 anni. Allora, tutta questa cosa qua, se non sembrasse una barzelletta, in realtà è una tragica realtà. È esattamente quello per cui io forse ho creato il Loto ed è quello per cui forse mi hanno impedito di fare al Savoia, nel momento in cui c'era l'opportunità di farlo, davvero un grande teatro dei molisani, un grande teatro stabile. Il che non significa che, cioè adesso non dico il fatto che non dobbiamo confrontarci con Natale, soltanto che a me sembra veramente ridicolo che se si vogliono scoprire degli attori molisani in professionisti per virgolette, gli si chieda di portare una poesia e un monologo per fare questa audizione. Allora, se ci fosse almeno un minimo di coscienza delle persone che vengono qui ospite pagate dai nostri governanti, ci dovrebbe essere almeno quel minimo di coscienza di dire: guardate quali sono le realtà teatrali molisane, dove stanno, che fanno, andiamola a scoprire. E io da direttore artistico sempre, sia del Savoia poi del Loto, ma di qualunque cosa, ho sempre avuto l'umiltà di andarmi a vedere spettacoli, soprattutto nei territori dove ero ospite poi peraltro, e rendermi conto della situazione. Allora, perché ho fatto questa premessa? Perché io credo che davvero ci siano le premesse ormai per fare una grandissima compagnia. Questa è soltanto l'ultima covata di tanti talenti, tu ne hai nominati qualcuno prima, appunto come Diego, come Giorgio, come Simone, altri cresciuti comunque in questo chat. Domenico Florio, che è entrato al Piccolo di Milano. Domenico Florio, che stava con loro, è entrato al Piccolo Teatro di Milano, ma insomma precedentemente, prima di Domenico, sono in Accademia Arte Drammatica, sono entrati il fratello Diego, Simone, Caccavaglio, Chiara Cavalieri, Giorgio Gareccia. Fa l'attore, insomma, professionista, anche se non ha fatto scuole, comunque credo grazie all'avvio che è stato dato comunque dal lavoro che ho fatto io in precedenza, se fossi chiamasse Romeo e Giulietta piuttosto che Amleto, adesso dopo che abbiamo già costruito tutto e dopo che per anni abbiamo portato qui oltre 300 spettacoli con i più grandi nomi non solo italiani ma internazionali, ci ritroviamo questa barzelletta per cui qualcuno ci viene a insegnare come si deve fare teatro e ci ritroviamo, ripeto, con un produttore catanese che ha una sigla Molise Spettacoli, con un attore romano che dirige il Teatro Savoia, però insomma non è proprio una di le star. Citano Molise Spettacoli, ma che cosa è questo Molise Spettacoli?
è un nome, io posso dire Compagnia di New York, Compagnia del Lodo, come hanno scelto Molise Spettacolo, perché abbiamo scelto, non lo so, probabilmente forse per avere sede fiscale qua, perché al Ministero è più facile avere i fondi, non essendoci nessun organismo molisano ancora riconosciuto, però questa roba qui è tutta roba che in qualche modo non tanto toglie a me, ma quanto toglie a loro, ma soprattutto nella considerazione. Perché se oggi Barbara, che fa una Titania straordinaria, deve andarsi poi a fare un provino nella sua terra, in quello che è il suo teatro principe, perché io ho sempre reputato che il Teatro Savoia fosse il teatro dei molisani, è stato svenduto in diversi modi negli anni passati, in altro modo, ma insomma oggi così non si va da nessuna parte, aspetteremo pure quello. Oggi il Loto è l'unico vero teatro stabile per il Molise, dove si coltivano i talenti, dove ai talenti non gli si chiede di far vedere se stanno, ma magari si chiede prima che qualità umana abbiano, se abbiano voglia di lavorare insieme. Il Loto è una realtà, anche se la Fondazione Teatro Savoia sembra appunto ignorarlo, ignorare completamente tutte le produzioni che sono state fatte, che si continuano a fare. Cioè, se c'è, io sono stato direttore del Teatro Savoia per 15 anni, credo di aver fatto nascere il Teatro Savoia, cioè, anzi, l'ho fatto rinascere dal 29, dal 36, quando si faceva spettacolo, poi è rinato con le prime primavere teatrali del 94. Da allora, quando sono andato io nel 2007, avevo fatto oltre 250 spettacoli, ma non ho mai avuto l'arroganza di non andare. Ecco, giusto per darti un'idea, ecco, ritornando a Bomba, il 16 marzo del 2002, c'era una compagnia di amici, e te lo dico, di maschere nude, quindi Aldo Giacomo, che mi hanno detto: noi stiamo facendo un lavoro lì, perché non ci viene a vedere? Lì al Teatro Savoia. No, lì al Teatro Ferrazzano. Io da direttore del Teatro Savoia ho detto certo, esatto, quando ero direttore del Teatro Savoia, ho detto certo, devo venire, non è soltanto che mi chiedi tu che io venga. Io da direttore artistico in quel momento del teatro pubblico nel Molise più importante, io ho il dovere di venire, a prescindere se mi piace o non mi piace il prodotto. Perché secondo te la fondazione io non l'ho mai visto, si davo arrivare neanche di fare la telefono, come va, grazie, siamo arrivati, mi hanno nominato quest'anno, che ti so che c'è il Teatro del Loto, funziona, so che hai fatto produzioni, non hai fatto, come, cioè, hai attori da suggerirmi, ecco, io avrei fatto così. Questa evidentemente questa umiltà nell'attuale Fondazione Savoia non c'è, per cui magari si fa un progetto che sono le Troiane di Seneca piuttosto che di Euripide, senza che però non si capisce il contesto in cui viene fatto, non si capisce neanche il motivo per cui uno fa le Troiane, soprattutto di Seneca, peraltro. Vabbè, comunque al di là di questo, no, comunque c'è un progetto. Sì. Io ho ricevuto una mail, già detto, abbiamo appena finito di dire questo, arriva Bomba come botto, ma non sa esattamente questo, di questo stavamo parlando, di questa mail. Vabbè, Giulio Marino è un altro dei protagonisti del sogno. Per cui stavo dicendo che questo progetto, che è una barzelletta, perché c'è un regista veneto, un attore romano e un produttore catanese, insieme li mischi e fanno il teatro molisano. È vero che la media magari fra Venezia, Catania e Roma forse si ritrova nel Molise, però insomma mi sembra un po' banale tutto questo per fare qualcosa che già esisteva, ecco, questa cosa qua, e che magari il sogno a notte e mezz'estate, su cui io peraltro lavoro già da 10 anni, nel 2000 eccetera, eccetera. Non è che proprio uno decide di fare uno spettacolo e non vede le persone che ha intorno. Questo spettacolo è stato pensato e ideato con loro. Cioè, io studio i ragazzi, che diciamo, che dite se lavoriamo su Shakespeare, magari sul sogno, perché sono parti. Se loro mi avessero detto: guarda Stefano, no, è inutile fare il sogno perché non ci stanno idee, non è possibile farlo perché non si commisura con questa compagnia, avremmo fatto probabilmente un altro progetto. Ecco, tutti gli spettacoli miei sono nati in questo modo. Da Romeo e Giulietta è nato perché c'era un'idea e una compagnia per poterla fare. Tamburi di guerra, che tu conosci benissimo perché mi ha aiutato nella drammaturgia, sai benissimo che è nata su un progetto di attori e su un progetto di musicisti. Amleto uguale, dopo
Tamburiguer, l'azione integra l'integrazione è nata ancora di più, nel senso è stata proprio scritta per loro. Cioè, allora io dico prima, capiamo quali sono le risorse artistiche che uno ha, dopodiché si mette in campo un progetto. Certo che ci vuole una regia, certo che ci vuole una scenografia, certo che ci vogliono delle competenze specifiche, ma se tu non sai su che compagnia ti misuri, fai un progetto a cosa? Le troiane sono quasi tutte donne, cioè, quindi devo anche capire questo, cioè, voglio dire, che cioè, gli uomini che fanno le compagnie. Quindi no, mi sembra, a prescindere da tutto, cioè che la cosa non nasca come un progetto legato allo sviluppo di un territorio, ma nasca come qualcosa di preso esternamente, prodotto qui per dire è roba molisana, vediamo che ne succede, poi magari lo piazziamo con uno spettacolo di giro normale. Allora, questo quindi, secondo me è un po'. Come pensi di rispondere, no? A livello di anche di progettualità? Ma io non so che, allora io come penso di rispondere? Io penso che se il lodo continua così, con i fondi miti, di caccia chiude. Io penso di già ho risposto, io le risposte mie le do col fatto che uno spettacolo deve stare 9 giorni, fa l'esaurito e va avanti altri 5 giorni, le do con questo stesso spettacolo che in estate è il finale di un laboratorio di 300 ore di corso di formazione, per cui poi gira, siccome non abbiamo i soldi per fare scenografia, abbiamo detto che andava fatto itinerante perché almeno c'erano belle scene nei paesi ad Altiglia piuttosto che a Riva Limosano, piuttosto che a Massa al Castello Malaspina. Tamburi di guerra nasce con questa idea qua, queste sono le mie risposte. La sala Jet sa che ho portato oltre 300 spettacoli, tutti quanti sanno che ho portato i più grandi artisti d'Italia e d'Europa in Molise, a dire, cioè, da Bregovic a Madredeus, da Living Theater a Pippo Del Bono, da Carlo Cecchi a Monovadia, da Silvio Orlando a Nanni Moretti, che ha fatto l'unico spettacolo teatrale della sua vita al Teatro Savoia da Campobasso, chiamato da me, Nanni Moretti. Allora, la gente questo lo sa, pare che non lo sappiano i governanti, altrimenti non si lascia il loto con 20.000 euro l'anno, che è una cifra con la quale probabilmente nemmeno il gas riusciamo a pagare, ed è una struttura di 800 metri quadri dove si coltivano talenti. Adesso mi piacerebbe sapere, in una cosa di economie etiche anche a distanza, quanto vale la vita di Bianca Mastromonaco cresciuta là per il Molise, cioè come creazione di valore umano, quello che diceva lei. Esatto, ma anche da un punto di vista professionale, anche da un punto di vista di ritorno per la regione. Quanto vale la vita di Giulio Maroncelli perché ha avuto una struttura dove si è potuto coltivare? Quanto vale la vita di Barbara Petti, che grazie all'Oto ha avuto degli elementi di studio per poi entrare al centro sperimentale e oggi fare una professione, e la stessa cosa di case di Max Vito? Allora, in termini economici, è possibile che la vita di tutte queste persone venga considerata come nemmeno uno spettacolo medio del Savoia in un anno, e invece con tutte queste persone che stiamo dicendo devono fare un'attività di un anno intero, cioè di quasi 150 giornate lavorative? Oggi a Loto siamo a una media di 4-5 giornate lavorative a settimana con un obolo di 20.000 euro. Il teatro la Fondazione Savoia, che è una fondazione per adesso di diritto privato, poi se tornerà a essere completamente pubblica, dispone comunque dal pubblico di 500.000 euro circa, possono variare 450, 4, ma il senso è quello. Il teatro dell'Oto da 4 anni lavora con 20.000 euro l'anno, il rapporto è di 1 a 25, i rapporti di posti sono di 1 a 3, noi abbiamo 150 posti e Savoia ne ha 430, quindi anche un po' meno, 1 a 3. Ma questo è il senso di ritornare. Io non dico non venga Siravo, piuttosto, ma dico voglio le stesse opportunità, però di lavorare a maggior ragione nella mia terra, perché poi non, cioè, può nascere una collaborazione, no? Quindi tutte le collaborazioni nascono quando ci sono i progetti a monte. Se i progetti vengono imposti è si chiama, non si chiama collaborazione, si chiama colonialismo.
medio, cultura, se volevano fare una collaborazione me lo vengono a dire prima, dice, oh, se mettiamo insieme le forze che possiamo far nascere insieme. Quindi tu cosa chiedi ai firmatari, no, della tua petizione? No, io chiedo che ai firmatari, che poi il pubblico, che per esempio il pubblico sostenitore, no, il pubblico normale, cioè dal 17 dicembre ad oggi noi abbiamo fatto uno sforzo enorme tenendo in piedi, aperto per la prima volta in Molise, un teatro durante tutte le vacanze di Natale, tutte le vacanze di Natale, non è mai accaduta una cosa del genere. Abbiamo cominciato con la danza e con Silvio Orlando il 17 dicembre, siamo arrivati lì, oggi abbiamo addirittura fatto una festa di Capodanno al Loto e alla mattina, alle 10 mattina il teatro è stato completamente di nuovo ribaltato perché alle 7 del pomeriggio c'era un'altra recita di una notte e mezza estate. Sono passate circa 2.000 persone paganti. Quindi concludiamo con l'appello a queste persone. Le persone hanno firmato, tante di queste persone, di queste 2.000 persone hanno firmato un appello affinché il Loto venga riconosciuto come bene comune della cultura, siamo qui nella sede del bene comune, come bene comune culturale per il Molise, che gli vengano riconosciuto quello che ha fatto in termini di formazione, di economia etica. Economia etica intendo che grazie al teatro noi abbiamo fatto lavorare tecnici, fonici, grafici, albergatori, ristoratori, e che quindi questa dimensione venga contemplata, gli venga considerato come luogo per la formazione, venga considerato come è stato finora l'unico luogo che offre agli artisti molisani un palcoscenico certo, sicuro. Chiara Izzi, tu hai visto il concerto giorni fa, ha vinto il Festival di Montreux, non c'è stato un direttore artistico del Teatro Savoia, non c'è stato un direttore della Fondazione Cultura Molise, non c'è stato un direttore di conservatorio, non solo che l'abbia chiamato per fare, neanche un presidente della regione in quanto anche assessore alla cultura, o un presidente della provincia in quanto anche assessore della cultura della provincia, che abbia alzato il telefono e abbia fatto i complimenti a Chiara Izzi per dire: guarda, hai vinto un festival di livello mondiale. Forse non conoscono Chiara nel festival. Vabbè, a questo non voleva dire. Allora non possono fare gli assessori alla cultura. Allora questo è il problema, è a monte. Non parlo di destra e sinistra. Se ci si prende delle responsabilità di fronte ai cittadini elettori, e loro sono stati eletti, e di questo va tenuto conto. Però se non hanno la qualifica e le competenze per poter assumere dei ruoli nello specifico di organizzazione e governo della cultura provinciale o regionale, allora non lo debbono fare. Cioè, io rispetto De Mattesi, una persona carissima, di assoluta qualità umana, e anche il presidente Iorio lo è, ma se non sono in grado di fare gli assessori della cultura, allora devono demandare ad altre persone. Perché io, da operatore, voglio avere anche la possibilità di avere un assessore di confronto col quale confrontarmi per dirmi: guarda, a Loto accade questo, questo e questo, e tu hai il dovere, non io il diritto, tu hai il dovere di tenerne conto. Altrimenti stiamo bluffando. Io ho chiesto ai cittadini molisani che vengono a Loto, e non solo a quelli che vengono a Loto, di perorare questa causa affinché a Loto venga riconosciuto il fatto che lavoro ormai da 4 anni con un'assiduità che ha portato oltre 300 spettacoli e più di 1.000 artisti su quel palco, che crea economie etiche, che ha rinnovato un centro storico in completo abbandono, che è oggi scuola di formazione per tanti talenti, che è anche luogo dove d'incontro di tanti artisti che da tutta Europa e da tutta Italia ci vengono, considerandolo oggi il più bel piccolo teatro d'Italia. Non è possibile ricevere un articolo del Corriere della Sera che si rende conto di questo e di che dove si coltiva i luoghi dell'anima, dove si coltiva il talento e la legalità. Questo era il titolo del Corriere della Sera rispetto al Teatro del Loto, così come al Teatro Corei a Lecce, così come al Teatro di Monfalcone, ma eravamo 4-5 teatri in Italia, non 500, e poi essere completamente ignorati nella propria terra, addirittura dove nemmeno si fa una telefonata alla segreteria del Teatro del Loto, dice: ma voi, visto che avete una scuola di teatro, noi dovremmo fare una produzione che è le Troiane piuttosto che l'Edipo, avete qualcuno da suggerirci? Avete nella vostra compagnia degli attori che magari hanno voglia anche di confrontarsi in questa? Uno dovrebbe avere questa umiltà,
Senza questa umiltà non solo non c'è una produzione, ma non c'è nemmeno arte. Questo è il discorso. Sogno una notte di mezz'estate è uno spettacolo con 15 persone in scena, fra attori, forse due tecnici e musicisti, che è costato quello che avevo in tasca, cioè zero, perché dovevamo rimettere a posto i costumi, ma se, insomma, se è costato 5.000 euro di produzione, probabilmente è tanto. Oggi è in sarebbe in grado, se fosse supportato da un teatro stabile, di girare tutta Italia. E avrebbe lo stesso successo che ha qui, l'avrebbe dovunque. Quindi sono chi non fa questo, non si rende conto di questo, è colpevole, soprattutto ancora prima che chiamare in diretta causa il direttore, il neo direttore artistico del Teatro Savoia, le amministrazioni di qualunque colore appartengono. Se non si rendono conto di quello che accade sul proprio territorio, vuol dire che non sanno amministrare. Io non ho ricevuto una telefonata. Quindi che si ravvedano veramente al più presto, che il tuo appello venga colto. Ma io, dai, ovviamente, noi quell'appello, quelle firme le porteremo al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione, al Sindaco di Campobasso e Ferrazzano. Certamente non è che possono dire che non c'è una realtà. Lì non siamo un covo di terroristi al Teatro del Loto. Il Teatro del Loto, proprio già nella parola, è talmente libero che è superiore anche a cosa, cioè accoglie chiunque, di qualunque idea e di qualunque confronto. Questo è quello che abbiamo sempre fatto e sempre continueremo a fare, persino chi non la pensa come noi, e rispetteremo ancora di più chi non la pensa come noi rispetto a quelli che la pensano come noi, perché sappiamo che ci dobbiamo confrontare su quei temi là, ma quei temi là, lo dico io come azione mia privata, ma una istituzione, questa cosa qui, la deve perorare, perché è istituzione, e l'istituzione una volta votata è istituzione per il cittadino che ha votato a destra, per il cittadino che ha votato a sinistra o per il cittadino che ha votato al centro. Quando fa il suo ruolo di istituzione si deve rendere conto di quello che è il suo territorio. Okay. Stefano, basterebbe, cioè c'è proprio una cosa sinteticamente. Basterebbe che l'investimento culturale in questa regione, ma come credo in generale, si muovesse da un movimento etico, perché se chi fa questo, che se chi ha questo, come dimostra il teatro, avesse un senso etico della cosa, non potrebbe assolutamente sottovalutare cose come queste. Io in un anno ho conosciuto persone splendide, talenti fragorosi proprio, che possono fare colpi allucinanti a livello di tutta Italia. Se chi ha il potere di finanziare e di dare linfa vitale proprio a produzione di anime, produzione di arte, produzione di cultura, lo fa con un valore etico, probabilmente questo discorso qua, cioè, è questo l'appello, senza polemiche. Nel Giovannitti, nell'autore del Camminante, c'è un passaggio in cui dice: ma che cos'è della questione etica della questione? Sì. Qual è, dice Giovannitti rivolgendosi, questo sarebbe da chiedere. Mi chiedo come mai i governanti in Molisani non vengano a vedere un lavoro su Giovannitti, che è veramente una delle figure più importanti di questa terra e che grazie al Teatro del Loto è stato riscoperto. Ma giusto per chiudere l'appello, perché nell'appello c'è la richiesta che dai 20.000 euro non si passi a 1.500.000 di lire per il Teatro del Loto, ma che si passi perlomeno allo stipendio di un consigliere regionale anno, cioè 150.000 euro, che probabilmente al Teatro del Loto noi sappiamo talmente far fruttare bene, da farle fruttare per 4-5 volte il valore dell'investimento, da creare un'economia di 600-700.000 euro che oggi il teatro, se avesse quel tipo di investimento, può reggere. Lavorerebbero, già ci lavorano 10 tecnici, ma avrebbero più continuità. Un corpo di artisti, di 15-20 artisti, avrebbe più continuità, la scuola avrebbe più continuità. Allora, io soltanto questo voglio, che se... Ma non è che mi possono mettere a confronto, io stavo nella stessa misura, il finanziamento del Teatro dell'Opera di 20.000 euro era nella stessa misura, nella stessa finanziamento enorme del concorso di Miss Italia, con tutto il rispetto che ho per il concorso di Miss Italia. Però il concorso Miss Italia per una giornata ha preso 30.000 euro, noi per un anno di attività 20.000. Uno spettacolo al Teatro Savoia costa 20.000 euro,
l'orchestra regionale, che sono ben contento che adesso diventi, che vengano assunti dei professionisti e si crei un'orchestra regionale. Ha avuto un finanziamento di 650.000 euro e poi per due concerti di Natale altri 40.000 euro per due concerti di Natale. Io vorrei sfidare chiunque a fare quello che facciamo noi, con i nomi che portiamo noi, si chiamino Fabrizio Giffuni, Silvio Orlando, ma anche Barbara Petti, Giulio Maroncelli, Bianca Mastromonaco, Max Vitola, eccetera, a fare questo con 20.000 euro di risorse, oltre agli incassi, che ovviamente la gente città, ma insomma, che sono per forza limitate rispetto al valore che oggi ha il Teatro del Loto, non solo per Ferrazzano, ma per tutto il Molise, e io dico di più, per tutto il centro-sud. Bene, grazie, grazie a Stefano Savelli, signor Fabrizio Russo, Barbara Petti, Bianca Mastromonaco, Giulio Maroncelli. Grazie a te. Grazie a te.